un ufficio pubblico importante quale l'INPS che si riposiziona al centro è una cosa di rilevanza notevole. Poi in un palazzo storicamente e architettonicamente molto importante, è uno degli esempi di razionalismo italiano più importanti che c'è in città, quindi credo che sia un elemento di grossa valenza. Come INPS voi sapete che non abbiamo mai smesso e anzi di dare servizi alla città, l'abbiamo dati anche nei momenti più peggiori con l'erogazione delle indennità collegate al terremoto, quindi da un punto di vista strettamente operativo non cambia moltissimo, c'è questa sinergia fra la struttura di coordinamento regionale e provinciale che sicuramente porterà dei buoni risultati, ma io credo che sia una festa soprattutto per la città. Mi permetto di dissentire, nel senso che l'INPS è innanzitutto una grossa mamma che paga pensioni, paga NASPI, disoccupazioni, casse integrazioni, assegni familiari, indennità, certo per pagare deve anche riscuotere. Io non credo che cambierà molto quello che l'INPS farà, forse lo farà meglio, ma il suo dovere lo fa come l'ha sempre fatto.